Del Derby no, ma lo scudetto sì, e andiamo a vedere una partita di tanti anni fa, 36 esatti, perché andiamo al 9 febbraio del 1976, Torino-Bologna 3-1, è la prima giornata del girone di ritorno di un campionato che conosciamo tutti abbastanza bene. Andiamo a vederlo nel ricordo di Fabio Milano. Certo, Clerici. Tre gol di Pulici, ecco il primo, per vendicare l'unica sconfitta fin qui subita dal Torino di Gigi Radice in quel di Bologna alla prima di campionato. E poi ancora una giornata preziosa di Claudio Sala, il gran lavoro di Santin, Pecci e Patrizio Sala, e infine la buona vena di Francesco Graziani, che indovina tutto tranne la rete, anche per la difesa strenua che gli oppone, ma stranamente solo a lui, il portiere Mancini. Poco da fare quindi per il Bologna che trafitto all'avvio forza i tempi per il recupero, spreme sudore e fatica, ma non trova la strada per rimediare. Quarto minuto, centro volante di Pecci, la difesa bolognese si incanta, Pulici salta bene in fila di testa. 43esimo, centro teso di Zaccarelli, Pulici ruba il tempo agli avversari, controlla e sul rimbalzo in fila di destro, Torino 2, Bologna 0. Sesto della ripresa, punizione di Rampanti, splendido colpo di testa di Clerici e palle in rete, 2-1. Al 30esimo scende e scambia con Clerici il giovane Grop che ha sostituito Cresci, ma l'uscita di Castellini salva la rete granata. 33esimo, assolo di Graziani che Cereser ferma in area con un classico colpo d'anca, calcio di rigore. Pulici mette a segno sbilanciando il portiere. Insomma, questo era Paolino Pulici e a proposito